Presentata questa mattina nella stazione Vanvitelli della metropolitana, l'opera vincitrice del premio Raffaele Pezzuti, intitolato alla memoria del giovane pittore napoletano. Si tratta dell'opera Stratificazioni antropologiche dell'artista Christina Burns, collocata accanto ai lavori che si aggiudicarono la prima edizione. L'opera Stratificazioni antropologiche fa parte di una serie che ho intitolato Urban Fairy Tales, favole metropolitane, è appunto ispirata alla nostra città, dove animali si riappropriano degli spazi, dai rinoceronti, elefanti ricoperti da graffiti, dando così vita ad uno scenario surreale. Sono felicissima di aver vinto questo premio e spero che questo riconoscimento continui nei prossimi anni, così da poter dare possibilità anche ad altri giovani artisti e nel poter continuare a sognare, perché l'arte è una fede, bisogna crederci, e quindi è stupendo, quindi sono felicissima. Organizzato dal Comune di Napoli con ANM Motor Village Napoli e l'Accademia di Belle Arti, il premio Pezzuti nasce per assicurare ai giovani talenti un'occasione di visibilità e di prestigio nel circuito delle stazioni dell'arte. La metro d'arte della nostra città ha accolto negli ultimi anni opere di grandi artisti internazionali. Noi a un certo punto abbiamo battuto i piedi, abbiamo detto no, il comune deve assolutamente consentire ai giovani talenti del nostro territorio di poter usufruire di questa vetrina straordinariamente amata da tutte e da tutti a Napoli e nel mondo. Ed è per questo che abbiamo dato vita al premio Raffaele Pezzuti per l'arte contemporanea. È la seconda edizione e sono orgogliosa di rappresentare una grande squadra che crede nel talento dei giovani attraverso delle opportunità reali, non soltanto con l'auspicio e con le parole, ma anche con i fatti. Invito quindi tutti a seguire questo premio e a partecipare alla terza edizione che oggi si apre, il cui tema sarà i nuovi luoghi della città di Napoli.